comoda autostrada, dopo poco più di un centinaio di chilometri, ci porta in un'altra zona della Slovenia, un parco naturale dove ci sono le caratteristiche gole di Vintgar, scavate dalla forza del torrente Radovne tra pareti rocciose. Venne scoperto alla fine del 1800 e poco dopo fu attrezzato turisticamente. Oggi ci troviamo di fronte a un percorso di circa 1,5 km o poco più, tutto attrezzato con ponticelli, passaggi tra le rocce, sempre accompagnati dal rumore di questo torrente impetuoso. Ci troviamo a un'altitudine di soli 180 metri sul livello del mare, anche se sembrerebbe di essere in alta montagna. È il mese di luglio, però è un luglio piovoso e piuttosto freddo. Continuiamo il nostro percorso, soffermandoci ad osservare alcuni punti in cui il torrente si allarga. Proseguiamo la nostra passeggiata tra una sponda e l'altra del torrente. Ormai camminiamo da più di 2 ore e in effetti percorrere questi chilometri di distanza, fermandosi ad osservare le bellezze del paesaggio, fa portare via un bel po' di tempo. Continuiamo, il torrente in alcuni punti si restringe, e un percorso tra i boschi ci porta alla destinazione finale, che è la cascata, che per una 15ina di metri scende impetuosa e si apre su un laghetto in cui nuotano alcuni pesci infreddoliti. Un breve tratto di autostrada ci porta verso una nuova destinazione. Andiamo verso il lago Bled. Il lago è frequentato dai turisti, in particolare dai turisti locali o anche da altri provenienti dalla vicina Svizzera, che arrivano qui con le famiglie, con bambini che si divertono a dar da mangiare ai cigni e alle anatre. Un castello medioevale domina le sponde di questo lago, che ha un'origine glaciale, con un isolotto al centro che si può raggiungere solamente con barche che vanno a remi. Quelle caratteristiche del posto hanno il fondo piatto e il barcaiolo le spinge utilizzando contemporaneamente 2 remi. Ne prendiamo una per raggiungere l'isola centrale, nella quale sorge una chiesa dedicata alla Madonna Assunta. Scendiamo, saliamo la scalinata, che ha ben 99 gradini, e arriviamo alla sommità dell'isola dove sorge la chiesa. La chiesa dedicata alla Madonna Assunta è stata costruita sopra un antico tempio pagano nell'Alto Medioevo. Qua il cattolicesimo è arrivato attorno all'anno 700 e una leggenda racconta che il sacerdote pagano della dea dell'amore a cui era dedicato il tempio, unitamente alla figlia e al fidanzato della figlia,
si siano convertiti al cristianesimo per evitare problemi vari e lotte, e poi siano diventati anche missionari. L'isola ha un percorso attorno a tutto il suo perimetro che noi facciamo ascoltando un suonatore di tromba. E guardando le altre costruzioni che sorgono, datate attorno al 1600, in attesa di riprendere la barca per rientrare al nostro hotel e infine salutare questo piacevolissimo luogo.